Ci vogliamo alzare in piedi, così preghiamo pure e desideriamo proprio che il nostro cuore sia il tempio di Dio. Sapete, nel tempio si manifestava la presenza di Dio. C'era un luogo, il luogo santissimo, proprio quello più, e si manifestava. Sapete quando noi cantiamo questo, cosa vuol dire? Che nel nostro intimo, nel luogo più segreto del nostro essere, dove nessuno riesce a, lo Spirito Santo si accomoda proprio lì e comincia ad operare e prende, si manifesta e anziché farlo nel tempio fatto di mano d'uomo, si manifesta nel cuore vivente perché Dio è vivente e si manifesta nel tuo cuore. Si manifesta nel mio cuore. E allora mentre noi lo cantiamo, il Tempio di Dio voglio essere anch'io, allora voglio essere veramente, ma voglio che si manifesti. Desidero che non lo canti così da qui in su, pa, pa, pa. No, deve proprio dall'intimo uscire questo desiderio. Sì, io voglio che tu ti manifesti dentro al mio cuore, giù, dentro dove altri non riescono a vedere, ma tu ci abiti, tu ci sei, tu metti in moto delle risorse speciali, tu generi dei sentimenti particolari che mi avvolgono, mi prendono, mi penetrano e mi fanno cambiare man mano che questo si sviluppa, ravviva l'opera sua nella nostra vita. E poi ogni parte di noi viene alimentata dallo Spirito Santo, ogni cellula è una parte del Tempio di Dio che si manifesta nella nostra vita. Benedetto Dio. Numero 4889, poi preghiamo il Signore e glielo continuiamo a chiedere anche quando preghiamo. Signore, io voglio essere il tempio tuo, voglio sentire che ti manifesti dentro di me. Se mi devi parlare, parlami. E se il mio cuore è come il tempio quando c'erano i mercanti dentro, che ha dovuto entrare con forza e sbarazzare tutto, se così è il mio cuore, fai così pure dentro di me, purché tu ti manifesti nella mia vita, eh? Benedetto sia, disposto a tutto, purché si manifesti il Signore nella tua e nella mia vita, nel tuo tempio e nel mio tempio, benedetto Dio. Alleluia. Eterno in Dio, nel nome santo di Gesù Cristo il Signore, perdonare in quest'ora soltanto a te tutto quanto fa parte di me. Di Dio voglio essere anch'io, sentirmi ripieno di te, morire da fede al mondo che para da te.
tua presenza dentro me. Per parlarti, ascoltarti, seguirti ancora, risplendere di luce d'amore. Il tempio di Dio voglio essere anch'io, sentirmi pieno di te. Gloria tua lassù nel cielo, voglio sentire la tua presenza dentro me, per parlarti, ascoltarti, seguirti ancora, risplendere di luce d'amore. Voglio essere anch'io, sentirmi ripieno di te, morire da per al mondo che è lontano mi porta da te. Voglio essere anch'io, sentirmi pieno di te, morire davvero al mondo che è lontano mi porta da te. La ragione della vita è amare te. Ci vogliamo mettere un po' di cuore quando lo diciamo, sì? Non è cantare giusto per avere una buona armonia, è la ragione vera, amare te, servire te, benedetto sia il Signore. Possa essere così. Del
nella vita mia altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò: che io dimori nella casa tua per sempre. Certo bene mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tuo mi ungerai, ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è il tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te. Alleluia, alleluia. Quanti di voi, quando lodano il Signore, testimoniano del Signore e si prodigano per onorare il Signore, si sentono meglio? Quanti ce ne sono? Vuol dire che devi servire Dio. Se stai meglio quando servi Dio, no? Eh? Se stai meglio, tutti vogliono stare meglio. La gente sbatte a monte e a valle, da una spiaggia all'altra, corre da nord a sud, da uno stato all'altro, prende l'aereo, corre, perché vuole stare meglio. Tu quando stai meglio? Quando lodi il Signore, ti senti meglio. E allora chi te lo deve andare dal dottore per chiedere se stai meglio? Se stai già meglio, lo sai, Dio ci dà l'intelligenza, noi la dobbiamo sapere usare. Se quando lodo il Signore mi sento meglio, allora continuo a lodare il Signore. Se mi sento meglio quando canto, allora continuo a cantare. Vogliamo stare meglio? Dobbiamo fare come stiamo meglio. Se un cibo ci fa male, non ce lo mangiamo. Se ci fa bene, continuiamo a mangiarcelo. Vedete, Dio ci dà l'intelligenza, noi la dobbiamo sapere usare. Amare te, servire te, alzare le mani, lodare il tuo nome, questo è il tutto. Se in questo tu trovi piacere, non ti fermare. Perché vuoi stare male? Perché vuoi stare male? Se quando tu aderisci a quello che senti nel cuore da parte del Signore e ti trovi meglio, ti senti meglio, ti provvede, perché vai a cercare il peggio? Perché? Per negligenza. E il Signore ci deve aiutare. Se questo è amare, se questa è la ragione, se in questo ti senti appagato, se in questo ti senti soddisfatto, ma che aspetti che non ti ci metti un poco di più? Che aspetti che non ci entri un poco più dentro, perché starei ancora meglio. Mi diceva un fratello oggi che è stato malato e parecchio, e non riuscivano a trovare
la medicina per poterlo sistemare. Però il dottore si trovava spesso, quando faceva il culto, quando parlava del Signore, dice: caro, secondo me abbiamo trovato la medicina per te. Tu devi lodare Dio, tu devi predicare la parola di Dio, tu devi esercitare la tua fede in Dio, perché quando tu ti metti a fare così non ti conosciamo più, i familiari stessi. Ma tu, quando ti metti a predicare, quando ti metti a parlare delle cose di Dio, sembri una persona normale, stai bene. Come ti fermi, ti arriva addosso tutto il resto. Signore, aiutaci. Allora, se stiamo bene quando lodiamo il Signore, lodiamo il Signore. Perché il salmista diceva: mi sono grandemente rallegrato, perché fuori ogni cosa gli pesava, gli trovava ristoro quando entrava lì dentro, sentiva la presenza del Signore. Se trovi ristoro quando adori Dio, quando canti, quando ascolti la parola di Dio, quando ascolti la televisione, quando senti Radio Evangelo, quando vedi l'altro canale della televisione, quando vedi l'altro canale ancora, ne abbiamo tre canali sulla zona, più Radio Evangelo e più chi ne metta, chi più ne metta più ne ha, internet, Facebook, ma la cosa non c'è. Ma se questo è il piacere, che tu vivi meglio, ma nutriti di quelle, glorifica il Signore che ti fa sentire giovane, ti ringiovanisce come l'aquila, dice la parola del Signore. Oltre ad essere giovane, a ringiovanire, si guarda intorno, cerca di scoprire l'andamento del vento, e parte pure. Ti guardi un poco intorno e puoi partire, non che voli, ma ti dirigi nella direzione dove è meglio, dove puoi restare in equilibrio e dove ti senti che quella è la rotta che tu devi prendere per innalzarti verso Dio. Benedetto sia il Signore. Vogliamo lasciare un poco di spazio per la testimonianza. C'è qualcuno che deve testimoniare, qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore. Non ci fermiamo, lodiamo il Signore. Ripeto, se tu scopri che stai meglio quando lodi, quando canti, quando suoni, quando benedici Dio, oh gloria al Signore, hai trovato già la medicina. Non andare a cercare delle altre che ti ubriacano, ti fanno che non ti conosci. Fai come quei malati che cercano di farli dormire e poi alla fine non distinguono più né il giorno dalla notte, si intontiscono. Benedetto sia il Signore. Molte volte succede che per calmare un po' di esaurimento gli fanno tutti gli esperimenti addosso e alla fine tanto premono con corrente, con elettromagneti, tutte queste cose, alla fine li stordiscono, che perdono il senso della vita. Benedetto sia il Signore. Se per te, se hai trovato già la risposta, allora la risposta già ce l'hai. Devi servire il Signore, amare te, servire te, alleluia. Quando puoi stare ancora sulla terra? Forse domani non ci sarai manco più. C'è gente che, quando è che parli di morte, tocca ferro, tocca qua, fanno le corna, fanno... Ma quella, se deve venire, vedi, che tocchi? Che vuoi toccare? Tocchi solo la bara, che vuoi toccare? Il Signore ci deve aiutare. Siamo pronti a partire, ma prepariamoci, andiamo avanti nelle vie del Signore.